Graziano, Paradisi Fabiano, Segna Saverio, Famiglia Tiziana, presente, Fioretti Michele, presente, Catena Simone, presente, Luigi Grazia, presente, Rodolfo Di Pietro, presente, Luciano Joseph, presente, Delberto Daniele, presente. Iniziamo con l'ordine del giorno. Punto 1. Esame delle condizioni di candidabilità, elegibilità e compatibilità degli eletti. Allora, oltre ad assumere la presidenza come sindaco, nomino tre scrutatori. Uno degli scrutatori è Paradisi, l'altro Del Vecchio e l'altro è gli istruttori. Il Consiglio Comunale, visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267, in particolare l'articolo 41, il quale prevede che nella prima seduta il Consiglio Comunale provinciale debba deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti, a norma del capo 2, titolo 3, e dichiarare la ineleggibilità di essi quando sussista alcune delle cause impreviste, provvedendo secondo la procedura indicata dall'articolo 69. Dato atto che con l'articolo 55 del testo unico 267, modificato ed integrato dall'articolo 10 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, numero 235, è stata disciplinata tutta questa importante materia, in particolare a norma dell'articolo 1, comma 63 della legge 6 novembre 2012, numero 190, sono state abrogate le disposizioni degli articoli 59 e 60 del testo unico 267 e sono state disciplinate dagli articoli 10 e seguenti di tale norma le ipotesi di incandidabilità alle cariche elettive negli enti locali. Visto inoltre l'articolo 3 del regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, visto l'estratto del verbale delle operazioni dell'ordinanza del Presidente di seggio e la proclamazione degli eletti comunicata dall'Ufficio elettorale comunale, atteso che il sindaco ha invitato i signori consiglieri comunali ad indicare, qualora sia la conoscenza di eventuali motivi di incandidabilità, ineleggibilità o incompatibilità a carico degli eletti, per i casi di cui il titolo 3, capo 2 del testo unico del 18 agosto 2000, numero 267, richiamati a tal fine gli articoli 60, 61, 63, 65 e 66 del citato testo unico degli enti locali, che indicano le ipotesi comportanti la non eleggibilità alla carica del consigliere comunale e i casi nei quali è sancita l'incompatibilità con altra carica pubblica, puntualizzato che alla segreteria del comune non risultano prodotto alcun reclamo, vista la nota in data 04-06-2019, protocollo 2691, con cui la signora Donatella Tascanio ha rassegnato le dimissioni della carica di consigliere comunale, ritenuto pertanto dover procedere alla convalida dell'elezione del sindaco e di 9 consiglieri come di seguito elencati: Lapi Graziano sindaco, consiglieri Paradisi Fabiano, Segnan Saverio, Famiglini Tiziana, Fioretti Michele, Catena Simone, Friuli Grazia, Pietro Rotoloni, Bocciani Joseph e Vecchio Daniele, dando atto che non sussistono problemi di incandidabilità, incompatibilità e di ineleggibilità nel confronto degli stessi. Delibera, uno, di convalidare la elezione diretta del sindaco, signor Graziano Lapi, e dei seguenti consiglieri comunali che hanno tutti i requisiti di candidabilità e di eleggibilità stabiliti dalla legge, per i quali non esistono condizioni di compatibilità agli stessi note: Paradisi Fabiano, Saverio Segnano, Famiglini Tiziano, Fioretti Michele, Catena Simone, Friuli Grazia, Pietro Rotoloni, Bocciani Joseph, Del Vecchio Daniele. Due, di dare atto che non sussistono motivi di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità nei confronti degli stessi. Tre, di comunicare il presente provvedimento alla prefettura di Ancona. Possiamo passare alla votazione per alzata di mano. Favorevoli? Contrari? Nessuno. Astenuti? Nessuno. All'unanimità. Il Consiglio Comunale, considerata l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto,
visto l'articolo 134 del testo unico, che nel caso che testualmente recita, nel caso di urgenza per le deliberazioni del Consiglio della Giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con un voto espresso dalla maggioranza dei componenti. Votiamo di nuovo per la immediata eseguibilità. Favorevoli? Contrari? Astenuti? All'unanimità. Punto 2 dell'ordine del giorno. Surroga consigliere comunale dimissionario signora Donatella D'Ascanio e contestuale convalida alla carica di consigliere comunale signora Alessandro Locatelli. Richiamata la precedente deliberazione del consiglio comunale in data odierna, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale si è provveduta alla convalida degli eventi alla carica di sindaco e di consiglieri comunali, in seguito alle elezioni tenute in data 26/05/2019, visto che in data 04/06/2019 sono state presentate alla segreteria del Comune con nota di protocollo 269 di dimissioni del neoeletto consigliere comunale signora Ascanio Donatella, lista partecipazione ai cambiamenti, che pertanto risulta necessario procedere alla surroga. Ritenuto dover procedere alla surroga del consigliere dimissionario signora Ascanio Donatella, con il primo dei nominati, signor Lucarelli Alessandro, dando atto che nei confronti dello stesso non sussistono rilievi di incandidabilità, incompatibilità e di ineleggibilità. Ricordando che, ai sensi dell'articolo 38, comma 4 del testo unico degli enti locali 267, i consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione, e il provvedimento di proclamazione degli eletti alla funzione di porre l'esatta e definitiva posizione di ciascun candidato in esito alla consultazione elettorale, mentre il successivo provvedimento di convalida degli eletti attiene al concreto esercizio della carica elettiva, concludendo e perfezionando il relativo iter procedurale. Pertanto, la convalida delle elezioni non riguarda le operazioni elettorali, ma il loro risultato sotto il profilo dell'esercizio del jus officio, che può essere legato a chi si trovi in condizioni di ineleggibilità. Consiglio di Stato, sezione quinta, 25 febbraio 2002, numero 1090, e Consiglio di Stato, sezione quinta, 3 febbraio 2005, numero 279. Che alla luce delle sentenze sopracitate, prima del dimento alla prima seduta, si deve concludere con la convalida dei proclamati eletti, e se nell'arco di tempo che intercorre tra la proclamazione degli eletti e la successiva convalida sono intervenute delle dimissioni, i candidati non proclamati eletti ammessi a surrogare dimissionari dovranno attendere la convalida dei proclamati eletti e quindi successivamente entreranno in carica questi ultimi, in seguito all'adozione della relativa delibera da parte del Consiglio Comunale, ai sensi dell'articolo 45, primo comma del cui citato. Che in caso di dimissione della carica di consigliere comunale, seggio attribuito, il candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto, così dispone l'articolo 45, comma 1 del testo unico, e non automaticamente solo perché uno dei consiglieri si sia dimesso prima della convalida degli eletti. Preso atto della deliberazione di surroga del consigliere comunale dimissionario a natura di atto obbligatorio, articolato, privo di margini di discrezionalità o di valutazioni politiche espresse dalla maggioranza o dalla minoranza, con l'effetto che l'obbligo di restituire all'organo consigliare comunale la sua integrità consente solo di verificare nei surroganti la sussistenza o meno delle cause ostative previste dalla legge. Visto l'articolo 38, comma 8 del 2, il quale prevede che le dimissioni di carica di consigliere comunale indirizzate al rispettivo consiglio devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate e inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore 5 giorni. Le dimissioni sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio entro in oltre 10 giorni deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni, quale risulta dal protocollo. Richiamata la sentenza del Consiglio di Stato detta in precedenze, preso atto che come da verbale l'operazione dell'adunanza dei presidenti delle sezioni risulta primo dei eventi della lista di partecipazione di cambiamento
il signor Alessandro Lucarelli con 12 preferenze, dato atto che con nota protocollo 2690/04/06/2019 si è provveduto a comunicare al signor Lucarelli Alessandro quanto sopra brevemente esposto e altresì ad invitare quest'ultimo a prendere parte alla seduta del Consiglio Comunale dell'11/06/2019 una volta adottato l'atto deliberatorio di subito. Il signor Lucarelli Alessandro, mandato odierna, in data 08/06/2019 ha trasmesso la dichiarazione in merito alla insussistenza di condizioni di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità, di cui articoli 55 e seguenti del PPR 2000, testo unico degli enti locali. Ritenuto di procedere alla convalida del suo predicato candidato alla carica di consigliere comunale, richiamando in proposito le disposizioni di cui il capo 2, titolo 2 della parte 1 del decreto legislativo testo unico degli enti locali 2000, al decreto legislativo 31/12/2012 numero 235, al decreto legislativo 8/2013 numero 39, visto il verbale dell'operazione dell'ordinanza dei presidenti di sezione della parte relativa alla conformazione degli eletti. Acquisito il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica espresso da parte del responsabile area amministrativa, delibera di procedere all'assunzione del consigliere comunale dimissionario, signora Tascagno Dalla Penna, di attribuire il seggio resosi vacante per le ragioni esposte in premessa al signor Lucarelli Alessandro ai sensi dell'articolo 45 del testo unico enti locali 267, di totalità per l'elezione alla carica di consigliere comunale del comune di San Marcello del signor Lucarelli Alessandro, appartenente alla lista partecipazione e candidamento, dando atto che quest'ultimo, quale surrogante in possesso dei requisiti di elegibilità stabiliti dalla legge, che per lo stesso non esistono condizioni di incompatibilità o per valida assenza di causa di incandidabilità o di ineleggibilità, di dare atto che la composizione del Consiglio Comunale per effetto del presente atto deliberativo è la seguente. La ringraziamo sindaco, Paradisi Fabiano consigliere, Sagnan Saverio consigliere, Filippini Tiziano consigliere, Fiorenzo Michele consigliere, Catena Simone consigliere, Frigoli Grazia consigliere, Lucarelli Alessandro consigliere, Rodolfo Di Pietro consigliere, Borgiani Giuseppe consigliere, Del Vecchio Daniele consigliere, di comunicare il presente provvedimento al prefettore di comune. Possiamo procedere alla votazione per alzata di mano. Favorevoli? Contrari? Astenuti? All'unanimità. Votiamo per la immediata eseguibilità del provvedimento, votiamo di nuovo per alzata di mano, favorevoli, contrari, astenuti. Il surrogante signor Alessandro Lucarelli deve prendere posto nel consesso consigliere. Alessandro. Cercano Alessandro. Punto dell'ordine numero 3.